Buongiorno, beati voi che siete ad Arezzo, che si sta meglio che a Firenze di sicuro, ve lo garantisco, non perdo occasione per riaffermarlo. Vorrei iniziare commemorando una persona della quale non si conosce nemmeno il nome. È apparso un piccolo trafiletto nei giornali della cronaca di Firenze di ieri. È morto probabilmente intorno a Natale ed è stato ritrovato nei giorni scorsi in un edificio in costruzione, il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un immigrato del quale non si conosce, almeno perché io sappia, per ora non si conosce nemmeno il nome. La persona è probabilmente un africano intorno ai 30 anni, aveva qualche coperta, un giaciglio provvisorio, un giubbotto, nessun documento, i resti di un pasto e gli scontrini di una spesa fatta nei giorni di Natale. È stato necessario tutto questo tempo prima che si fosse scoperto questo cadavere. È stato riscoperto da un gruppo di addetti alle pulizie, perché i lavori in questo edificio in costruzione sono fermi da meno di un anno. Una vicenda tristissima che in altri tempi, in un altro mondo, in un'altra civiltà, probabilmente avrebbe colpito la coscienza, ma oggi con i morti a grappoli in tutte le categorie, di tutte le possibilità, e l'odio verso gli immigrati anche... E anche tutte le migliaia di morti che ci sono sul fondo dello stretto di Sicilia, non riusciti a arrivare in Italia, dove poi sarebbero stati ributtati nelle mani dei dittatori dell'Africa del Nord, è una morte, come dire, insignificante. Così, insomma, in fondo, quei pochi che avranno fatto attenzione a questa notizia non se ne saranno preoccupati più di tanto. A Firenze succedono cose assurde, come dicevo prima. Le divergenze fra il vice sindaco Maturli e l'assessore Gori alla fine hanno rinviato le decisioni sulla ZTL notturna, il traffico limitato durante la notte, che è al centro di polemiche da anni, e probabilmente quest'estate in centro ci sarà il caos totale, perché la ZTL sarà revocata, non sarà decisa, più che essere revocata, diciamo la non decisione porterà al caos totale, per la gioia di tutti i negozianti, birrerie, ristoranti, discoteche, piani bar, eccetera, che detestavano il fatto che fosse praticamente impossibile parcheggiare la macchina di notte per andare nel centro storico di Firenze, che come sapete è una fortezza in mano al racket del turismo, chiamiamolo così bonariamente. Per cui di giorno affollata, impraticabile, di comitive turistiche e peraltro piena di veicoli autorizzati allo scarico, al carico e a tutto il resto, e la notte appunto teatro di scorribande in tutti i sensi. Naturalmente non c'è una soluzione a questo, io sono favorevole alla vita notturna assolutamente. L'altra notizia che arriva da Firenze è che il vignettista, e molto di più il grande vecchio del Partito Comunista, e ora grande vecchio del Partito Democratico, Sergio Staino, ha deciso di candidarsi per la lista di Nichi Vendola e probabilmente sarà espulso dal partito. Questo perché qualcuno ha fatto notare nel Partito Democratico, nel PD, esiste ancora la famosa espulsione, e perché il concetto di doppia tessera e di pluralismo democratico evidentemente non è molto chiaro al PD. Se Sergio Staino, che peraltro è una persona molto ostica e scomoda da sempre in tutti i sensi, decide di fare una cosa del genere, probabilmente l'unica cosa da fare era lasciarlo libero di fare quello che gli pareva, perché lui dice di voler aiutare la sinistra, a sinistra del PD, a rimanere in gioco per non scomparire del tutto. Io direi che queste notizie possono concludersi con una considerazione: il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è un genio della comunicazione, ha giocato il suo ultimo jolly annunciando lo spostamento del G8 all'Aquila dall'Isola della Maddalena, e gli ha risposto negativamente solo Luca Casarini, pensate voi, Luca Casarini, il disobbediente, obbediente poi alle sue, poi in realtà alle sue leggi, anche lui, che gli ha detto non è vero, i No Global arriveranno anche in Abruzzo, per cui staremo a vedere, lo spettacolo sarà imperdibile di certo. D'altronde bisogna dare atto a Berlusconi
che non gli mancano le carte per sorprendere sempre tutti. Questo è tutto, l'appuntamento ai prossimi giorni. Io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana e restituisco la linea a Radio Wave International. Da Claudio Gherardini a tutti un buongiorno.